Quali sono i migliori ETF in cui poter investire nel 2023? Ce ne sono una marea e la scelta è veramente difficile. Ci si trova a navigare in un oceano, ma se ci si trova senza motore quando viene la tempesta è un bel problema. Per questo motivo ne porto alcuni che siano ottimi non solo per questo 2023, ma per sempre. E sono sia azionari che obbligazionari, per cui per tutti i gusti. 5 azionari, 5 obbligazionari per la precisione. Ovviamente tutti a distribuzione, altrimenti che investitore da dividendi sarei. Bentornati! Gli ETF sono uno strumento che adoro e sono la parte più grande e più importante del mio portafoglio, occupandone il 75% del totale dello stesso. Nella mia gestione si tratta solo di azionario, ma molti adorano anche la parte obbligazionaria. E per cui eccomi qui a darti 10 ETF, di cui 5 azionari e 5 obbligazionari, che potrebbe essere un ottimo investimento per il 2023 ed oltre. Devono essere spunto per darti idee da approfondire. Se poi sei interessato ad approfondimenti più specifici sull'uno o l'altro ETF, per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto, che lo faccio con molto piacere. Partiamo prima dagli azionari, tenendo bene in mente, come sempre, che tutti sappiamo che investire in un ETF World o uno che segue l'S&P 500 darà sicuramente una sicurezza di rendimento maggiore nel lungo periodo. Ticker REWLD. Se ti piace investire come me in REITs e come me ami questo settore alla follia, molto probabilmente questo ETF potrebbe essere uno strumento da approfondire. L'ETF è emesso dall'XOR, FTSE EPRA NAREIT Global Developed, e replica l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed, che segue e replica le più grandi società immobiliari del mondo, dei mercati, dei paesi ad alto sviluppo. Un fondo che è a replica sintetica Unfunded Swap, con una distribuzione semestrale. Ha un TER dello 0,45% e con un CAGR del 6,37% escluso i dividendi, ha sicuramente dato un buon capital gain agli investitori. Se poi aggiungiamo anche i dividendi, che attualmente sono distribuiti con un yield del 4,27%, il CAGR totale si attesta sopra il 14%. Ticker EXV6. Se invece le risorse naturali sono il tuo interesse, ma conosci appieno il fatto che sia un settore complesso da capire, con molta probabilità questo ETF sarà da approfondire. Emesso da BlackRock con il suo marchio iShares, lo Stock Europe 600 Basic Resources va a replicare appunto questo indice, Stocks Europe 600 Basic Resources, che replica e segue il settore europeo delle risorse naturali. È un fondo a replica fisica totale, ha un TER dello 0,46% e un CAGR esclusi dividendi del 6,75%, anche questo ha dato soddisfazione agli investitori, come vediamo. Se invece aggiungiamo i dividendi, che attualmente forniscono uno yield del 5,51%, abbiamo un CAGR eccezionale del 20%. Schifo non fa. La sua distribuzione non è fissa, ma è a meno annuale, per cui può essere una volta all'anno o più. Ticker XDN0. I paesi nordici sono sempre stati interessanti e ora pensi che valutarne un investimento possa esserne veramente un interesse? La Deutsche Bank, tramite il suo marchio Xtrackers, mette a disposizione l'OMSCI Nordic ETF 1D, che segue e replica l'indice MSCI Nordic Countries, che replica i principali titoli azionari dei mercati nordici e comprende Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia. Attualmente ha un TER dello 0,30%, ha una replica fisica totale e una distribuzione annuale. Parliamo di un prodotto che ha dato agli investitori, sempre esclusi i dividendi, un CAGR dell'8% anno, ma se si vanno ad aggiungere i dividendi, che attualmente ammontano a uno yield del 5% circa, bene, questo ETF ha donato il 13,3% di CAGR. Non si parla solo di Ikea quando si parla di Nord Europa. Ticker XSMI, un altro paese interessantissimo che mi ha sempre incuriosito, non solo per il cioccolato e gli orologi, e la Svizzera. E questo ETF potrebbe essere un buon, anzi un ottimo prodotto per approfondire questa nazione. Sempre Deutsche Bank col suo Xtrackers, si chiama Xtrackers Swiss Large Cap 1D e replica appunto e segue questo indice Solactive Swiss Large Cap, che va a prendere i 20 più grandi e liquidi titoli azionari ad alta e media capitalizzazione svizzeri. Si tratta per cui di un ETF molto concentrato. Ha una replica fisica totale e un TER dello 0,30% anno. È una distribuzione fatta annualmente. Ha dato un CAGR del 6,87% annuale escluso i dividendi, ma se andiamo ad aggiungere anche questi, che attualmente ammontano al 3,11% di yield annuale, ha fornito un CAGR dell'11,3% anno. La Svizzera ha delle ottime cose da mettere sul piatto e non è solo cioccolato. Ticker XUCS. I beni di prima necessità, qualunque sia la crisi in corso, sono sempre necessari e servono a tutti. E questo prodotto di Deutsche Bank, Xtrackers, è un ottimo modo per seguire il settore. L'ETF
dell'ex-trackers MSCI USA Consumer Staples 1D, che avrà appunto a prendere in carico il settore statunitense dei beni di prima necessità ed in particolare le aziende di medie e grandi dimensioni. È un ETF a replica fisica totale con un TER dello 0,12% ed è il meno costoso dei 5 che abbiamo finora presentato. Ha dato un CAGR dell'8,2%, sempre escluso i dividendi, che vengono distribuiti in maniera annuale, ma se aggiungiamo gli stessi che attualmente danno uno yield del 4,22%, abbiamo un CAGR dell'11,83%. Un settore resiliente e meno volatile degli altri, ma che, come si vede, può dare delle enormi soddisfazioni. Adesso dagli azionari passiamo agli obbligazionari. Ricordo ovviamente che sia per quanto riguarda quelli azionari che per quanto riguarda quelli obbligazionari, come dicevo all'inizio, se siete interessati ad approfondire uno o più prodotti che presento oggi, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, che ci faccio dei video dedicati molto volentieri. Ticker CONV. Le obbligazioni convertibili sono quelle che possono essere convertite a scadenza in un altro prodotto, ad esempio azioni. Questo ETF segue proprio questo prodotto. Lo Spider Refinitiv Global Convertible Bond segue appunto e replica l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible e replica il mercato obbligazionario investibile e convertibile globale. In questo caso troviamo una replica fisica a campionamento, un TER dello 0,50% e una distribuzione fatta due volte all'anno, semestralmente. Ovviamente i rendimenti non sono gli stessi del mercato azionario, ma questo è logico, e qui comunque non si scherza, con un CAGR esclusi i dividendi del 7%, che invece se aggiungiamo questi ultimi cari abbiamo un quasi 8% di CAGR, considerando che lo yield attuale si attesta attorno allo 0,24%, niente male per un obbligazionario corporate. Ticker Wing WING. C'era un'azienda una volta molto importante che poi sono andate a cascare nel dimenticatoio. Le cosiddette Fallen Angels sono le obbligazioni di queste aziende. Questo ETF investe proprio in questi prodotti. BlackRock, col suo marchio iShares, ci porta il Fallen Angels High Yield Corporate Bond, che va appunto a seguire e replicare l'indice Bloomberg Global Corporate XEM Fallen Angels 3% Capped, che replica le obbligazioni societarie ad elevato rendimento dei paesi sviluppati di tutto il mondo che sono state declassificate dall'essere investment grade. Sono andati giù. Si tratta di un prodotto con replica fisica a campionamento, un TER dello 0,50% anno e una distribuzione di tipo semestrale, per cui due volte all'anno. Un rendimento esclusi dividendi che si attesta su un CAGR dell'1%, ma che dona un 6,2% di CAGR, inclusi dividendi, che sono al momento distribuiti con uno yield del 4,44%. Ticker SDHY. Le obbligazioni societarie, così come quelle governative, se sono corte, possono essere quasi considerate come liquidità, e questo ETF segue proprio questo prodotto. Sempre BlackRock, col suo marchio iShares, ha l'ETF USD Short Duration High Yield Corporate Bond, che va a seguire e replicare l'indice iBox USD Liquid High Yield 05 Capped, che replica le obbligazioni societarie più liquide denominate in dollaro statunitense con un rating sub investment grade e che hanno una scadenza compresa fra i 0 e i 5 anni. Abbiamo un campionamento fisico ottimizzato con un TER dello 0,45% e una distribuzione di tipo semestrale. Ha avuto un CAGR fino ad ora dello 0,66% su base anno esclusi dividendi, ma se li aggiungiamo andiamo ad ottenere un CAGR del 6,6% avendo una distribuzione del 4,38% alla data odierna. Ticker UCB. Se invece si vuole allargare la forchetta della durata delle obbligazioni, possiamo ancora rivolgersi a Spider con il suo prodotto Bloomberg 110 Year US Corporate Bond, che va a seguire e replicare l'indice Bloomberg US Intermediate Corporate Bond e replica appunto il mercato delle obbligazioni societarie denominate sempre in dollari statunitensi di titoli investment grade con una scadenza compresa fra 1 e 10 anni. Questo prodotto ha un TER irrisorio dello 0,12% e una distribuzione due volte l'anno semestrale con un campionamento fisico ottimizzato. CAGR escluso dividendi dello 0,14%, ma se aggiungiamo gli stessi le distribuzioni abbiamo un 3,14% considerando che lo yield del prodotto è il 3,25%. Ticker JPST. Ultimo prodotto di oggi in ETF a gestione attiva di JP Morgan, che segue i bond ultra short ed è l'unico a distribuzione mensile. Si tratta dello JP Morgan US Ultra Short Income, che segue principalmente i titoli di debito investment grade denominati in dollaro statunitense sia a tasso fisso che a tasso variabile. Il fondo ha come strategia quello di concentrare gli investimenti per la maggiore nel settore bancario, che sarà almeno il 25% del NAV del prodotto, a meno di particolari condizioni di mercato di tipo negativo. Come benchmark segue l'indice ICE BOF IML US 3 month, cioè solo i bill, per cui titoli praticamente da considerare come denaro liquido. Anche se in gestione attiva il TER è quasi risorio dello 0,18%, una replica fisica a campionamento ottimizzato
e, come accennavo inizialmente, è una distribuzione di tipo mensile. Senza distribuzione restituisci un CAGR del 2.6%, mentre se si aggiungono anche queste, che attualmente hanno uno yield dell'1.94%, abbiamo un CAGR del 4.42%. Ricordandoci che non sono consigli a investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una ottima idea quella di cominciare a fare parte di questa community e farla crescere sempre di più, magari con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video, ciao, a presto!